Salve gente, qualche giorno fa sono stati presentati i nuovi iPhone 14 e 14 Plus e oggi sono qua per parlarne. Il video sui 14 Pro e 14 Pro Max uscirà poco dopo questo o contemporaneamente. Sono qua per parlarvene bene a modo e ragionarci un attimo. Abbiamo i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus da 6.1 e 6.7 pollici. Come Pro e Pro Max, quest'anno va via il Mini e arriva il Plus. Che perché non l'hanno chiamato Max, non si sa, a me gli iPhone Plus sono sempre piaciuti, ma va buono. Ora andiamo un attimo a analizzare. Questo è Tim Cook, non mi interessa. Sono veramente molto simili ai iPhone 13, hanno veramente poche novità, purtroppo direi anche. Hanno lo stesso display di iPhone 13 OLED, molto particolare. Non è un vero e proprio OLED a livello di colori, ma li emula perfettamente. I colori sono il solito galassia, il solito mezzanotte, che sono come sempre bellissimi. Il product red, che torna più simile a quello di iPhone 12, quindi un rosso un po' più chiaro. Poi abbiamo un viola, un lilla, come lo vogliamo chiamare. Ed infine un nuovo celeste, che prende l'azzurro sera l'anno scorso messo sugli iPhone nuovi. A me i nuovi due colori piacciono tantissimo, anche il lilla è un colore particolare a quello che dovevamo vedere su iPhone 14 Pro al posto di quel viola scuro orrendo. Abbiamo avuto questo, amen, su iPhone 14, mi piace. Il celeste, stesso discorso, mi piace da impazzire, veramente lo trovo molto più bello che sugli iPhone Pro, addirittura è veramente bello, lo prenderei. Sono gli iPhone con la maggiore batteria di sempre. Soprattutto il Plus arriva ai livelli del nuovo Pro Max, sempre del 14 Pro Max, se non poco di più. Veramente interessante, arrivano fino alle questo arriva fino alle 26 ore di riproduzione video, il Pro Max fino alle 29, ma sappiamo che poi questi dati alzano un po', abbassano un po', di solito alzano perché Apple sulla batteria è una di quelle poche cose in cui punta poco. Cioè ti dice ok, arriviamo comunque a tanto, ma magari un'ora in più te la fa di sicuro. Resta il chip a 15 Bionic che c'era l'anno scorso sui modelli Pro, con quindi 5 core di GPU. Va bene, è quello che c'era sul 13 Pro lo scorso anno, non mi lamento, è comunque un ottimo processore, va benissimo, c'ha due cose veramente diverse dalla 16. A livello invece il comparto camere abbiamo dal lato fotocamera posteriore, lato depth, è rimpicciolita come sui modelli Pro e all'autofocus. Tutte le novità di cui sto parlando ovviamente sono disponibili anche sui modelli Pro di cui vi parlo nel prossimo video. Anche autofocus sulla camera interessante, si diceva arrivasse anche il central stage, non è arrivato, sarà per l'anno prossimo, è una funzione che mi interessava, però vabbè. Abbiamo una nuova sensibilità del processore per le foto nella post produzione automatica, che è il Photonic Engine. Arrivano forse a pesare qualche kilobyte di più, però sono delle foto veramente meravigliose, come quelle del 13, se non lievemente, ma di poco, e si vede veramente proprio a occhio nudo, non si vede, leggermente migliori. Invece, passando al reparto video, abbiamo una funzione in particolare molto interessante, ovvero la Action Mode, che stabilizza tantissimo, magari su un soggetto che corre. Vi faccio vedere qui a schermo un po' come funziona, la trovo veramente interessante anche per me che faccio i vlog per strada con i miei amici, magari ogni tanto capita. È una funzione che a me piace un casino, veramente penso una delle cose più sottovalutate dell'anno di questa presentazione, un po' con tutto, perché i prezzi hanno veramente tanto catturato l'attenzione, rispetto anche di più rispetto al solito, soprattutto i prezzi italiani ed europei. In USA sarà disponibile solo in versione SIM, in Europa purtroppo non siamo ancora pronti a questa grande cosa, ma se arrivi il prima possibile. L'unica cosa che mi fa ridere è che se volete trasferire i dati della SIM in eSIM, vi dà un cavetto Lightning carrellino SIM $69. Spero che questa funzionalità arrivi il più presto possibile in Europa e per me è tipo una grandissima svolta, ovvero ti rileva tutti gli incidenti. Se stai facendo un incidente entro 10 secondi che l'hai fatto, che lui rileva che tu l'hai fatto, se non gli dai segni di vita, se non gli dici niente, lui ti chiama automaticamente i soccorsi, come su Apple Watch. Super, super bello, mi piace da impazzire anche questa funzione. La trovo super interessante, super comoda. Ora, non spero di provarla e non auguro a nessuno di provarla, però se capita, perché sono cose che purtroppo capitano. Abbiamo un'esclusiva USA più Canada,
una volta ci mettevano anche il Regno Unito nelle esclusive, ora neanche loro se li cagano più, e ovvero la connettività satellitare. Il vostro iPhone, in caso di emergenza, trasmetterà verso un satellite che voi cercate, dove non prende, così potete fare chiamate e inviare messaggi di estrema urgenza se siete magari in pericolo. Interessante, molto bello. Sapete, non c'erano anche i telefoni con l'antennone che facevano. Su un iPhone, l'iPhone non c'ha l'antennone, quindi meglio. Quindi, elencando meglio tutte le novità, abbiamo il solito nuovo display, il nuovo iPhone Plus grosso, che forse fra i due è quello più interessante, ora vi spiego il perché. All day battery life, batteria ottima, come il solito ceramic shield, A15 con 5 core di GPU, i nuovi colori, crash detection, questo fantastico photonic engine, i soliti piccoli miglioramenti alle camere. Aggiungo dalla post produzione, perché mi sono completamente dimenticato di menzionare ordini e prezzi: 1024 euro per il modello base e 1134 euro per il modello Plus. Lo so, è tantissimo, sono 128 giga, e questo vi fa capire anche perché vi ho menzionato i modelli Pro. Sono ordinabili da domani 9 settembre e arriveranno il 16 di settembre. Ordinabili a casa o preordinabili sempre da prendere in store. Su Amazon sono già in preordine. Fitness Plus senza Apple Watch, quindi su tutti gli per tutti i possessori di iPhone. Questa è una cosa generale. Questo è iPhone 14 e 14 Plus, per chi ha senso, per pochi, perché alla fine ha lo stesso processore del 13 Pro. Se non vi interessa l'action mode, il crash detection, andate su iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, al posto, che costano paradossalmente di meno, anche nuovi o ricondizionati, costano meno. Se non vi serve una di queste determinate funzioni che vi ho appena elencato, ma cosa vuoi che vi serva? Seriamente, l'unica cosa è SOS satellitare, ma non è disponibile in Italia, e in USA sarà disponibile da novembre. Se vi interessa l'action mode, bene, se no andate assolutamente di iPhone 13 Pro e Pro Max. Non avete alcuna ragione di prendere questi modelli qua, perché alla fine le dimensioni sono quelle, è tutto uguale, le fotocamere sono ancora meglio. Quindi questo è il mio grandissimo consiglio dell'anno: non comprate, come dico anche nel titolo, iPhone 14, iPhone 14 Plus. Solo se proprio volete entrare, se è il vostro primo iPhone e volete entrare nel mondo Apple, ma già secondo me costano troppo. Cioè, dici, solo se volete proprio l'iPhone nuovo, lo sfizio dell'iPhone nuovo, che la trovo una cosa estremamente stupida, ma per chi lo desiderasse, quest'anno ci sono gli sfondi nuovi, che sono anche carini, posso dire.